quando c'è da pubblicizzare un negozio che fa le cose come deve, io ve lo segnalo. Siamo in centro a Mestre, via Caneve, o Caneve, io ho sempre detto Caneve, e questo è il negozio 85B True Colors. Rivende tutti i prodotti Davines. Ciao a tutti! Come avete visto, avevo ragione. Uno, non serviva stampare la mail, e due, non era un campioncino ma bensì una travel size da 100 ml. Vi ho anche fatto vedere il negozio dove sono andata a ritirarlo, ma per l'esattezza è un negozio gestito da una ragazza super ricciolosa, bellissimi i suoi capelli, e tra l'altro di tutto il meccanismo per ottenere questo campioncino è stato facilissimo, perché alla ragazza con il suo cellulare e un link che viene fornito da Davines a tutti i parrucchieri che aderiscono all'iniziativa, aveva un campo che doveva compilare con il codice che non mi avete fregato quindi sono riuscita a utilizzare i coupon che vi ho messo nel video precedente, e aveva in esposizione le mini taglie. E detto, boh, questa è tua, ciao, arrivederci. Tra l'altro sono stata anche molto rispettosa perché c'era una cliente dentro. Non ho voluto richiedere questo sample con la cliente, ho aspettato che la parrucchiera finisse, avevo guardato che non ci fosse nessuno in attesa, ho detto posso disturbarti, sai, ho fatto questo, ne sei a conoscenza. Una professionalità che voi non avete neanche idea. Mi ha detto anche che questo shampoo, se utilizzato, rinfresca anche il cuoio capelluto perché lava in profondità anche proprio le radici dei capelli e la cute, dove ovviamente nascono i capelli. E tra l'altro anche lei ha tutti i prodotti di Davines, perciò se volesse andare a Mestre, provincia di Venezia, a recuperare i prodotti Davines, sicuramente vado da questa e non da quelli che sono andata ieri, perché mi dispiace, ma se sei un rivenditore Davines devi essere anche a conoscenza di come funziona il meccanismo. E poi io ho detto, io non ho stampato la mail, questa parrucchiera mi fa, non serviva che stampassi la mail, non c'è neanche scritto nella mail che tu la devi stampare. Oh, avete presente gli angioletti? Eccoli là. Veramente io sono rimasta senza parole, tralasciando magari che era un po' di fretta perché voleva capire se c'erano clienti in arrivo oppure no, sarebbe rimasta anche volentieri a spiegarmi tutti i prodotti di Davines, e io le ho detto la verità, guarda, non che faccio video su YouTube, ma bensì che conosco il marchio perché vado da diversi anni al Cosmo, prof, e quindi mi faceva piacere aderire all'iniziativa. E fa, bene bene, non sei... sei tra le poche che conosce questo marchio perché nessuno sa che cos'è, via discorrendo. Comunque vi ricordo che chi aderisce all'iniziativa avrà la possibilità di acquistare la linea a un prezzo più vantaggioso che vi ho indicato nel video precedente a questo. E adesso volevo fare proprio questo micro video, non so quanto lungo verrà, perché sì, avrò fatto conto un minuto di ripresa stamattina, poi di corsa sono andata alla concessionaria Toyota per vedermi una Yaris e ibrida, e non sono riuscita ad andare alla Suzuki che era lì, però andrò un'altra volta. E adesso volevo sia oltre aggiornarvi su questa tematica che tanto mi premeva, perché è impossibile che ci sia così tanta disorganizzazione, è impossibile che un'azienda che fornisce questi omaggi sia così disorganizzata. Alla fine non è colpa dell'azienda, alla fine è colpa di chi aderisce all'iniziativa, che c'è chi lo fa per piacere, interesse. Alla fine io così ho scoperto una parrucchiera nuova, cioè, se io volessi andare a farmi trattare i miei ricci da una riccia, sicuramente ci vado, perché alla fine so come io mi possa trovare con quel tipo di capello, e non è semplice e scontata questa cosa. Mentre quel nuovo parrucchiere che io ho visto ieri, col pifero che mi vede più, ma proprio
Neanche se fosse l'unico parrucchiere rimasto aperto in tutta la terra. A parte che sono due, una era una signora e una è una ragazza. È più la ragazza che mi è stata sulle scatole, la proprietaria probabilmente la più, non posso dire anziana, la più matura, ecco. Lei è anche stata dispettosa per l'ambiente, che non era necessario stampare, però se aderite all'iniziativa avrete qualche cosa da leggere, qualcosa che vi indica come fare, cosa fare, se arriva qualche cliente che aderisce all'iniziativa. Boh, poco che vai, signore che incontri, perché ovviamente se io non registro in un posto dove non c'è passaggio non sono io, tra l'altro insomma non è neanche un posto poi così tanto bazzicato, visto che è dietro una palestra su una strada chiusa, morta, me li attiro probabilmente. Vabbè, però questo era l'aggiornamento che vi volevo fare. Adesso scappo alla Peugeot perché c'è anche lì qualcosa che mi interesserebbe di andare a vedere, e tornando indietro, se ce la faccio, visto che non è poi così tanto distante, ci sarebbe una Cadoro. E non essendo andata questa mattina nella Cadoro vicino alla Toyota, che è dall'altra parte di Mestre, ne potrei approfittare su questo Cadoro. E tra l'altro in questo Cadoro non ci sono proprio mai entrata. Cadoro è un marchio di supermercati che dovrebbe essere solo qui nel Veneto, non credo in altre regioni d'Italia, perché ha la sede a Quarto d'Altino, che è in provincia di Venezia, o almeno da quello che io ho sempre saputo. Però volevo capire se la parte di profumeria beauty è la stessa che vedo nel negozio che ho vicino a casa. Tra l'altro io credo che il punto vendita di casa mia, del mio paese, sia più piccolo rispetto al punto vendita dove devo andare oggi, e perciò voglio farvi vedere un altro negozio che secondo me potrebbe essere carino se vi trovate qui, magari in villeggiatura, in vacanza, per svago, per lavoro, per qualsiasi cosa, e guardare un po' che cosa c'è per le amanti del beauty. Mi sono già messa la cartella sulle spalle, adesso mi sistemo meglio la spallina. Ho ancora 3,2 km da farmi in bicicletta. Ok, il mio mezzo da un anno ad oggi, probabilmente. Se mi chiederanno se ho qualcosa da rottamare, sì, questa bici, questa volta faccio sì, lo scherzo, la battuta. E sì, ho un bel pezzo da fare. Ok, e poi tra l'altro è un pezzo, soprattutto nella parte finale, che io non conosco e quindi utilizzerò il navigatore. Però per ora l'aggiornamento che vi volevo fornire è qui. Sono contenta di essere riuscita a recuperare questo campioncino, perché spesso utilizzo gli shampoo che mi vengono dati al Cosmoprof di Davines e li finisco. Dovrei avere solo quello di quest'anno che devo ancora aprire, e lo farò sicuramente, ma penso per Capodanno, quando andrò via magari un paio di giorni e mi godo un po' le mie ferie, visto che quest'anno le ferie non le ho fatte. E non voglio portarmi via troppe cose ingombranti, ma non ho neanche voglia di spendere un patrimonio al DM in Germania, perché presumo che ritorneremo dopo 10 anni la prima volta a Monaco di Baviera. Quindi preparatevi a un video haul sicuro che farò dalla Germania con tanto furore. E basta, spero sia produttiva questa uscita, tanto so già che lo è stata perché almeno ho fatto questo video. Quest'oggi zero video di prodotti finiti, di qualsiasi altra cosa, perché se vi ritrovate video vecchi,
indietro con l'editing. Sappiate che, ahimè, YouTube non è un lavoro, è solo una passione. Ho sì la monetizzazione, ma non ho i 70 dollari per raggiungere la monetizzazione, ovvero il primo pagamento. È già tanto se ho 10 dollari raccimulati. Ma non per questo non faccio video. Li faccio quando ho tempo, quando ho possibilità, e la stessa cosa poi di conseguenza quando li dovrò editare, li faccio quando ho tempo e quando ho possibilità. Se prima c'è una cosa a casa da fare, il lavoro, la palestra, per ora sta venendo più in primo piano queste cose. Poi ovviamente cerco anch'io ogni giorno di ritagliarmi qualche minuto anche per vedere video, ma sono a 4700 video in arretrato, non ce la farò mai e poi mai a recuperarli. Però pian pianino quelli che posso vedere li guardo, li commento e ci sono. Però non chiedetemi di più perché mi sto impegnando molto, forse con scarsi risultati, ma la giornata è di 24 ore, se fosse di 48 sarebbe meglio, ma forse vuol dire che lavoreremo anche di più se è una giornata di 48 ore. Questa cosa un po' non è che mi piaccia tanto, mi bastano già le 8 ore che faccio quotidianamente. Con questo vi saluto perché stanno arrivando avanti anche altre persone. Fatemi sapere se avete aderito all'iniziativa e vi mando un bacione.